Peter Pan. La principessa Pelerossa, Tigre Lily, non dimenticò che Peter Pan le aveva salvato la vita e ogni notte, insieme ai suoi guerrieri, montava la guardia davanti alla casa sotterranea. Era da molto che i ragazzi perduti si aspettavano una scaramuccia. Accadde una sera, quando Wendy aveva appena finito di raccontare una delle sue storie preferite. Parlava di Wendy, Giovanni e Michele che lasciavano l'isola che non c'è per ritornare a casa loro. La loro mamma, diceva, aveva lasciato sempre la finestra aperta nella speranza che tornassero. Era la storia che Peter amava di meno. E quando la bambina ebbe finito, Peter brontolò: Wendy, guarda che ti sbagli sulle madri, sai? Tanto tempo fa, anch'io credevo come te che la mamma lasciasse sempre la finestra aperta per me. E così rimasi lontano per molte lune e poi volai a casa. Ma la finestra era sbarrata perché mia madre si era dimenticata di me e c'era un altro bambino che dormiva nel mio letto. Giovanni e Michele erano atterriti. Wendy, torniamo a casa! Gridarono all'unisono. Subito, disse decisa Wendy. Ti prego, Peter, occupatene tu. Se proprio lo vuoi, rispose il ragazzo freddamente. Non voleva che Wendy se ne andasse, ma gli dispiaceva darlo a vedere. E perciò andò dai Pellerossa a chieder loro di fare da guida a Wendy attraverso i boschi. Quando tornò, trovò riuniti intorno a Wendy i ragazzi perduti, che la pregavano di non andarsene. Non andartene! Se te ne vai, allora sarebbe stato meglio che tu non fossi mai venuta, gridavano. Miei cari, disse lei, se venite con me, sono quasi sicura che mio padre e mia madre acconsentiranno ad adottarvi. I ragazzi saltarono subito di gioia, tutti eccetto Peter Pan. Disse a Wendy che non sarebbe andato con loro perché lui poteva benissimo fare a meno di una madre, anzi, non l'avrebbe nemmeno accompagnata fino a casa. Avrebbe mandato Campanellino a farle da guida. Peter saltava per la stanza suonando allegramente il flauto. Allora, esclamò, niente smancerie, niente piagnistei. Addio, Wendy! E le tese cordialmente la mano. Wendy si accontentò di stringerla perché era evidente che non desiderava baciarla. Poi Peter chiamò Campanellino perché le facesse da guida. E la fatina guizzò sull'albero più vicino. Ma nessuno partì, perché all'improvviso si udirono delle grida e un cozzar d'armi. I pirati erano usciti dalle ombre notturne e avevano sorpreso i Pellerossa. Seguì una battaglia tremenda, dalla quale riuscirono a salvarsi solo Tigre Lily e un pugno dei suoi uomini migliori. Ma i ragazzi perduti non lo sapevano. Così, quando la battaglia fu finita, chiesero a Peter chi aveva vinto. E i pirati, in agguato presso il cavo dell'albero, udirono il ragazzo rispondere: se hanno vinto i Pellerossa, sentiremo il suono del tam-tam, che è il loro modo di annunciare la vittoria. Uncino sorrise sinistramente e fece segno ai suoi uomini di suonare il tam-tam. Dopo appena due colpi, udirono Peter gridare: hanno vinto gli indiani! I ragazzi risposero con un evviva. I pirati si strizzarono l'occhio e si fregarono le mani. Uncino dette ordine agli uomini di collocarsi uno dietro l'altro in fila davanti a ogni albero cavo. Quando il primo ragazzo uscì dal rifugio, si trovò in balia del pirata cieco, che lo passò a Smee, che lo passò a Starkey e così via finché cadde ai piedi di Capitano Uncino. Tutti i ragazzi furono catturati all'uscita del rifugio in questo modo crudele. A Wendy fu riservato un diverso trattamento. Uncino si tolse il cappello davanti a lei e la condusse dove gli altri venivano piegati e legati con le ginocchia vicino alle orecchie. Solo Slightly non poté venir legato come gli altri, perché ogni volta che cercavano di legarlo stretto da una parte, si allargava dall'altra. Non ci volle molto a Uncino per capire cosa era successo. Quando faceva caldo, Slightly non la smetteva di bere acqua, dunque si era gonfiato. Per cui, invece di adattarsi alla forma dell'albero, aveva fatto adattare l'albero alla sua forma, tanto che un uomo di media stazza poteva facilmente entrare nel rifugio sotterraneo. Uncino ordinò ai suoi uomini più forzuti di rinchiudere i ragazzi nella casetta di Wendy e poi di caricare il tutto sulla nave. E cantando la loro odiosa canzone, i pirati si inoltrarono nel bosco. Appena fu
rimasto solo, uncino in punta di piedi, andò all'albero di Slightly e ascoltò se da sotto provenisse qualche suono. Tutto taceva. Così il pirata entrò nell'albero e si calò giù. Temeva che Peter stesse aspettandolo con la spada in mano, ma quando giunse in fondo, vide da sopra la porta che Peter dormiva profondamente. Uncino cercò di aprire, ma senza riuscirci. Allora, infuriato, si gettò contro la porta con tutte le sue forze ed entrò. Vide qualcosa su uno scaffale a portata di mano. Era una tazza con una medicina. Wendy l'aveva lasciata per Peter. Uncino capì che il ragazzo era ormai in suo potere. Tremando di malvagia impazienza, tirò fuori dalla tasca una bottiglietta di veleno giallo e ne versò alcune gocce nella tazza. Poi, silenzioso come era venuto, risalì nell'albero e si inoltrò nel bosco. Peter continuò a dormire finché venne risvegliato da campanellino eccitatissima. «Non sai cos'è successo?» gridò e raccontò a Peter come Wendy e i ragazzi erano stati catturati e portati sulla nave pirata. «Salverò Wendy!» gridò Peter sfoderando la spada. Mentre saltava in piedi, pensò a cosa avrebbe potuto farle piacere. Prese la tazza con la medicina. «No!» strillò Campanellino. «È avvelenata! Ho sentito Uncino vantarsene mentre tornava nel bosco!» «Non dire sciocchezze!» disse Peter. «Come vuoi che abbia fatto Uncino a entrare qua giù?» E alzò la tazza per bere. Non c'era tempo da perdere. Con un movimento fulmineo, Campanellino si interpose fra le labbra del ragazzo e la medicina e la beve d'un fiato. Poi si alzò traballando in aria. «Era avvelenata e ora morirò!» disse piano e capitombolò sul suo minuscolo lettino. Peter si inginocchiò vicino a lei, guardando la sua luce diventare sempre più debole. Grosse lacrime gli irrigavano il viso. Disse lei con un sussurro. «Se sapessi che i ragazzi credono nelle fate!» Peter batte le mani a tutti i ragazzi del mondo che in quel momento sognavano l'isola che non c'è. «Se ci credete!» gridò. «Battete le mani! Non lasciatela morire!» Una moltitudine di ragazzi sparsi in tutto il mondo batté le mani. La luce di Campanellino diventò più forte. Poi la fatina saltò dal letto e guizzò per la stanza più allegra che mai. «E ora andiamo a salvare Wendy!» gridò Peter. «A noi due, Uncino!»